Nell'ambito della rassegna Vite d'atleta, storia e numeri di sport e talento, la Fondazione CRC ha portato a Cuneo due grandi nomi dello sport italiano: l'ex campionessa di tennis Roberta Vinci e l'ex tennista e attuale capitano della nazionale italiana, vincitrice dell'ultima Coppa Davis, Filippo Volandri. Ha avuto la fortuna di non dover iniziare con queste racchette. Avevamo già tecnologia più avanzata e quindi materiali più avanzati, però è bello capire da dove si è partiti, cioè la storia del nostro sport, perché stiamo parlando di tennis, è importantissima. Quindi capire da dove siamo partiti e sapere quali sono le origini è altrettanto importante. Ogni tanto mi è capitato di giocare con queste racchette ed è uno sport diverso. Io faccio il direttore tecnico ormai da 8 anni e ho visto questi ragazzi nascere e crescere, per quello sono particolarmente orgoglioso di loro, dei loro risultati. C'è un sistema che funziona, c'è un movimento che sta crescendo. Ovviamente Yannick poi porta una visibilità importantissima, ha dato un contributo fondamentale in Coppa Davis, avendo portato la Davis a casa dopo 47 anni, ed è importante averlo anche come messaggio positivo. Oltre a grandi atleti, e tra l'altro molto molto giovani, abbiamo dei bravi ragazzi e questo non guasta. E Sinner ha fatto veramente molto bene alla comunicazione del tennis. Ormai nei TG c'è sempre il servizio sul tennis. Una volta si viveva di pane e calcio, adesso il tennis ha il suo spazio. Sì, vero, verissimo. Forse il primo è stato Matteo Berrettini con la finale di Wimbledon a riportare in alto, certo, il tennis. Ed è per questo che siamo anche molto molto contenti che stia giocando di nuovo e aspettiamo che arrivi ai livelli che gli appartengono. Però è vero, Yannick ha reso questo sport popolare, ha reso questo sport importantissimo, non solo lui, si parla di tennis ovunque e questo per noi è importante. Adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche, continuare a crescere e sfruttare l'onda di questo momento. La mostra bellissima, la vetrina stupenda, non ho avuto il piacere di giocare con una racchetta del genere, però la domanda che mi sono fatta è: se avessi usato questa racchetta, chissà se sarei riuscita a prendere la pallina con le corde, perché il piatto corde è davvero piccolo rispetto alle racchette di adesso. Però bello, bello vederne così tante, di tutte le dimensioni, è molto, molto particolare, molto bello. Sicuramente adesso si parla più giustamente del maschile, però io credo che anche il femminile stia andando bene tutto sommato. Certo non abbiamo la top 10, però abbiamo una Paolini che è 14 del mondo, abbiamo una Bronzetti, abbiamo una Trevisan che comunque è stata top 20 l'anno scorso, quindi una Cocciaretto, adesso ce ne sono tante altre, quindi io credo che non ci possiamo lamentare. È ovvio che paragonato al tennis maschile siamo più indietro, però bisogna guardare avanti, bisogna guardare al futuro, sono ragazze che comunque possono giocare bene, sicuramente avranno momenti sì e momenti no, come d'altronde tutte in una carriera tennistica, quindi bisogna pensare sempre in positivo.